Signor Ministro, noi eravamo preoccupati quando una coalizione di irresponsabili decise di dichiarare guerra alla Libia. Irresponsabili. Irresponsabili perché andarono in Libia con i favori dell'opinione pubblica che bisognava andare a deporre il dittatore, andarono in Libia senza un progetto e senza una visione politica a medio-lungo termine. La Lega disse queste cose a ragion veduta e visto quello che sta succedendo penso che forse qualcuno, e soprattutto quelli che a suo tempo esultarono e fecero i fenomeni su questa problematica, penso che oggi dovrebbero chiedere scusa almeno a quegli italiani che avevano creduto in un progetto che sembrava serio. Deposto un dittatore, e lo sottolineiamo, ma hanno lasciato un territorio nelle mani di tribù che hanno tutto tranne che essere civilizzate, dilettanti allo sbaraglio. E purtroppo gli italiani, l'Italia, lasciata sola a gestire un'invasione. Adesso invece siamo preoccupati, signor Ministro, siamo preoccupati perché da un anno stiamo gestendo un'invasione incontrollata di clandestini dalle coste libiche, disperati nelle mani di trafficanti di schiavi, di terroristi, perché l'ha detto anche lei che c'è questo rischio, l'ha detto in più di un'occasione, di chi specula, degli italiani che speculano guadagnando sull'accoglienza e di uno Stato incapace a gestire i propri confini. La Libia, signor Ministro, con la brodo dell'Africa, l'Italia con la brodo d'Europa. E lo dico a ragion veduta e lo dico anche in base a quello che è successo alla motovedetta della Guardia Costiera, mandata in acque territoriali libiche a gestire l'invasione senza neanche essere tutelata e senza neanche la possibilità di difendersi. Non si va in acque territoriali dove c'è in atto una crisi come questa allo sbaraglio e voi li avete mandati allo sbaraglio. Ha ragione, signor Ministro, quando dice che davanti a questa, io la chiamo invasione, non dobbiamo voltarci. Ha perfettamente ragione. Dobbiamo guardarla e dobbiamo guardarla bene in faccia, questa invasione. Ma non dobbiamo voltarci e dobbiamo impedire che partano. Non accoglierli a metà strada. Impedire che partano, come fanno tutti gli altri paesi. Negli altri paesi europei fanno questo. L'Italia invece è, come le ho detto, il colabrodo d'Europa e ci sono delle responsabilità. Siamo preoccupati, signor Ministro, perché da mesi gli analisti internazionali ci stanno avvertendo circa l'avanzata dell'ISIS. Non è da ieri che lo sappiamo, purtroppo, lo sappiamo da mesi. Da mesi l'ISIS minaccia più o meno pubblicamente l'Italia e il Vaticano. Da mesi, da più parti, arriva l'avvertimento che c'è il rischio di infiltrazioni tra chi arriva, tra i clandestini che arrivano in Italia. E, signor Ministro, il governo si sveglia adesso. Siamo qui a parlarne adesso di queste cose. Quando sono mesi che tutti stanno dicendo attenzione, attenzione massima. E siamo qui a parlare adesso di che cosa fare. Siamo ancora preoccupati perché due ministri di questo governo parlano di intervento armato, parlano di guerra. Secondo noi la priorità è fermare gli sbarchi. Ma cosa volete fare, signor Ministro? Visto i precedenti delle missioni di pace, andiamo in Libia e poi siamo costretti ad aiutare i profughi. E questo purtroppo non lo dice la Lega, questo è il risultato dei disastri delle nostre missioni di pace, non nostre come Italia, in generale. Ovunque è stata mandata una missione di pace per portare la democrazia, poi ci stiamo ritrovando i profughi sulle coste libiche. E allora cerchiamo di fare un ragionamento, blocchiamo le frontiere e poi eventualmente facciamo quello che volete fare. E infine, signor Ministro, non siamo solo preoccupati, siamo molto preoccupati per la leggerezza di questo governo. Prima parla di guerra e poi di diplomazia. Prima ha mostrato i muscoli,
Poi nel momento in cui vi rendete conto che non riusciamo neanche a invadere San Marino, ci dite che forse è meglio che parliamo di democrazia e di diplomazia. Il problema è che anche la diplomazia, signor Ministro, in questo momento fa acqua, con un'Europa ferma, un'Europa immobile e un'Europa inutile. Noi le chiediamo fatti concreti a questo punto, cose concrete, basta parole, basta chiacchiere, cose concrete. Perché, signor Ministro, nel momento in cui dovesse succedere malauguratamente qualcosa a un nostro concittadino, la colpa sarà del vostro immobilismo e non nostro. Grazie.